Una nuova tegola per Roma, il futuro stadio della squadra giallorossa di calcio al centro dell'inchiesta per corruzione relativa alla variazione del progetto approvata a febbraio dello scorso anno. Ebbene, per ordine della Procura di Roma sono finiti gli arresti 9 persone, 16 gli indagati. Tra i destinatari della custodia ci sono il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, ma anche il presidente di Acea, Lanzalone, mandato da Beppe Grillo a Roma, l'ex assessore regionale Civita del PD, ma tra gli indagati c'è anche il capogruppo dei Pentastellati in Campidoglio. 3 anni dopo le retate del mondo di mezzo, la Procura di Roma scuote la capitale con un'altra indagine tenuta sotto traccia. Il primo risultato è un'ordinanza di custodia cautelare per 9 persone. L'imprenditore romano Luca Parnasi, che con la sua Eurnova comprò i terreni dell'ex ippodromo di Tor di Valle su cui deve nascere la struttura. Il presidente di Acea, Luca Lanzalone, genovese e uomo di Beppe Grillo, consulente a titolo gratuito del Campidoglio, per il quale nel 2017 seguì la trattativa per ridimensionare il progetto, meno cubature e la cancellazione delle 2 torri grattacielo. Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Adriano Palozzi, di Forza Italia, solito irridere Virginia Raggi con apposita rubrica su Facebook. Cara Virginia, sono giorni che vedo le inefficienze dell'amministrazione, di come stai governando Roma. In carcere 5 collaboratori di Parnasi, ai domiciliari Michele Civita, consigliere regionale PD ed ex assessore all'urbanistica della Regione Lazio. Tra gli indagati il capogruppo 5 Stelle in Campidoglio, Paolo Ferrara e Daniele Piva, ex candidato del Movimento non eletto alla Camera. Il capo della compagine criminale, così il GIP chiama Parnasi, deve assicurarsi il favore di ogni parte politica e crea contatti con esponenti di tutti i partiti al fine di realizzare i propri progetti imprenditoriali e i propri interessi economici. Le erogazioni sono determinate a seconda del ritorno che Parnasi potrà avere. Viene finanziata con 250.000 euro anche l'associazione Più Voci, vicina alla Lega, non per Salvini, chiarisce Parnasi intercettato, ma per creare un sistema di imprenditori appaltatori. È lui stesso a raccontare a uno dei suoi lo schema operativo. Io spenderò qualche soldo sulle elezioni ed è un investimento che devo fare, molto moderato rispetto a quanto facevo in passato, quando ho speso cifre che manco te le racconto. Così come i tempi, le tangenti si evolvono. Ieri viaggiavano cash o tramite fatture false, oggi anche via assunzioni e finte consulenze. Per il suo studio legale Lanzalone ha avuto promesse di incarichi per circa 100.000 euro da Parnasi, che al vicepresidente del Consiglio regionale Palozzi fa un bonifico di 25.000 euro e all'ex assessore regionale Civita promette di assumere il figlio ingegnere. L'abbraccio malsano tra pubblico e privato porta alle accuse di associazione a delinquere, corruzione, traffico di influenze illecite, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, illecito finanziamento. Dall'inchiesta nata un anno fa intercettando il costruttore Scarpellini, quello arrestato, con l'ex braccio destro di Virginia Raggi, Raffaele Marra, per avergli comprato un appartamento, esce bene solo l'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, che rifiuta una casa dagli uomini di Parnasi. Loro, intercettati, commentano la brutta figura. Sembravamo i classici romani a Milano, come nei film, altro che Totò. Commenta anche il proprietario della Roma Pallotta. La società non c'entra. Se bloccano lo stadio, dovrete venire a trovarmi a Boston.